Corso video di stretching. Quando il corpo e i muscoli sono ben riscaldati e avete accanto a voi tutto ciò che vi serve, come l'asciugamano o un cuscino, potete cominciare col programma di stretching. Buon divertimento! Iniziamo con un movimento di inclinazione del bacino. Le gambe sono leggermente piegate e divaricate. Le mani sono appoggiate sulle ginocchia. Inclinate il bacino e allungate i muscoli della schiena. Rilassate. Ancora una volta inclinate il bacino. Rilassatevi. E ora eseguite tutto l'esercizio insieme. Inclinate il bacino e inarcate il dorso verso l'alto. Riportate la colonna in posizione verticale e rilassatevi. Ancora una volta inclinate il bacino e raddrizzate il busto. Stendete le braccia. Ritornate in posizione di partenza. Piegate le gambe appoggiando le mani sul polpaccio e piegatevi. Ancora più avanti, rilassatevi. Piegate il bacino, inclinate la testa in avanti. Ora ruotate la testa verso destra, alzate il mento verso l'alto, ruotate a sinistra e verso il basso. Poi nell'altro senso, ruotate la testa a sinistra, indietro, a destra e in avanti. Rialzate la testa, controllate la colonna vertebrale e poi allungate il corpo in avanti, assumendo la posizione del diamante. Chiudete gli occhi. Concentratevi sui movimenti della respirazione. Inspirando, sentite l'aria scendere lungo la schiena fino alle vertebre lombari e nel bacino. Espirando, cercate di piegarvi ancora un po'. Ora allungate la schiena in avanti, riportate il torace in posizione eretta, stendete le gambe e piegatevi in avanti, allungandovi. I muscoli delle gambe sono tesi, la schiena e il collo rilassati. Inspirate profondamente e quando espirate, piegando leggermente le gambe, flettetevi in avanti. Restate nella posizione qualche momento. Stendete di nuovo le gambe. Inspirate profondamente. Flettete i piedi. Abbassate la testa e allungate bene le gambe, dall'incavo del ginocchio alla caviglia. Rimanete così. Tendete le punte dei piedi. Piegate la schiena in avanti. Stendete e ritornate alla posizione verticale. Divaricate le gambe, alzate le braccia verso l'alto, incrociate le mani dietro la nuca e tirando bene la colonna vertebrale, flettete il busto a sinistra. Spingete ancora un po' e ritornate al centro. Poi ripetete il movimento verso destra. Ancora un po' di più e ritornate al centro. Aprite le braccia. Ruotate il busto verso sinistra e flettetevi sopra la gamba. Le braccia sono appoggiate al pavimento. Spingete in avanti.
Guidate il vostro respiro nella parte destra del polmone, nel rene destro, e mentre espirate, spingete di più, rilassandovi maggiormente. Ritornate al centro, in posizione verticale. Ripetete dall'altra parte. Appoggiatevi con le mani a terra e flettete il busto. Chiudete gli occhi. Concentrate il respiro nella parte sinistra del polmone e nel rene sinistro. Dal punto di estensione, cercate di piegarvi un po' di più. Ritornate dolcemente nella posizione verticale. Portate le braccia verso l'alto e, partendo dal bacino, stendete il busto in avanti, allungandovi. Stendete le braccia sul pavimento e scendete con il busto verso terra. Respirate profondamente e lentamente. Dolcemente tornate nella posizione eretta. Richiudete le gambe e incrociate la sinistra sopra la destra. Portate entrambe le braccia in alto e, sempre partendo dal bacino, allungatevi in avanti il più possibile, appoggiando le mani a terra. Se possibile, posate la testa sul ginocchio. Respirate profondamente. Flettete il piede. Respirate ancora profondamente e stendete la punta del piede. Rialzatevi dolcemente, raddrizzando il busto. Alzate la gamba sinistra, prendendola col braccio destro. Appoggiatevi con l'altra mano a terra e ruotate il busto il più possibile. Seguite il movimento anche con gli occhi. L'inspirazione è profonda, espirando raddrizzate meglio la colonna vertebrale. Ruotate di nuovo verso il centro, piegate verso di voi la gamba sinistra e incrociatela con la destra. Portate le braccia in alto e allungatevi in avanti. Scendete ancora di più e respirate. Ora ripetete dall'altro lato. Raddrizzatevi dolcemente e incrociate la gamba destra sopra la sinistra. Portate le braccia in alto e allungatevi in avanti, più lontano possibile. Respirate profondamente. Flettete il piede sinistro e cercate di scendere ancora più in basso. Stendete la punta del piede e tornate alla posizione eretta. Alzate la gamba destra, prendendola col braccio sinistro. Appoggiatevi con l'altra mano per terra e ruotate il busto, mantenendo il più possibile la schiena diritta. Gli occhi seguono il movimento. Inspirate profondamente, aprite le spalle e mentre espirate cercate di ruotare ancora un po'. Riportate la testa e il busto al centro. Incrociate la gamba destra con la sinistra. Portate le braccia in alto e allungatevi in avanti. Concentratevi sulla parte allungata. La respirazione è lenta e profonda. Ritornate dolcemente alla posizione eretta. Passiamo all'allungamento dei muscoli della coscia. Piegate la gamba sinistra lateralmente, appoggiatevi sui gomiti. Contraete il gluteo destro,
ancora di più, di più. Rilassatevi e, se volete, stendetevi sulla schiena. Portate le braccia in alto e lasciate che l'aria circoli in tutto il corpo. Ripetete l'esercizio dall'altra parte. Piegate le gambe su di voi, ruotate sul lato destro e piegate la gamba sinistra lateralmente. Appoggiatevi sui gomiti e contraete il gluteo sinistro. Contraete con forza. Ancora di più. Rilassatevi. Chi riesce può stendersi e portare le braccia in alto. Concentratevi su voi stessi. Inspirate profondamente ed espirate lentamente. Piegate le ginocchia sopra di voi, tenendole con le mani. Rilassate un attimo la zona lombare. Restate così. Appoggiate i piedi sul pavimento e portate le braccia in alto. Sollevate il bacino. Restate così e respirate. Ritornate con la schiena a terra. Chiudete le gambe. Proseguiamo con un esercizio di stiramento della gamba destra. Piegate verso di voi la gamba destra, stendetela, afferrate la gamba all'altezza del polpaccio e tenetela. Se ne avete bisogno, usate un asciugamano per tenere la gamba. Tirate verso di voi la gamba, piegando leggermente il ginocchio. Respirate. Stendete la gamba sinistra. Restate così. Adesso stendete anche la gamba destra. Inspirate profondamente. Espirate flettendo entrambi i piedi. Restate così. Allungate la punta del piede e chi vuole può stendere lateralmente la gamba. Se no, riportatela nella posizione di partenza. Riportate la gamba aperta lateralmente al centro, tesa, e restate così. Ora eseguite l'esercizio dall'altro lato. Piegate verso di voi la gamba sinistra. Flettete la gamba destra con il piede appoggiato a terra e prendete la gamba sinistra. Tirate verso di voi. Restate così, tirate ancora di più e piegate leggermente il ginocchio. Respirate. Stendete la gamba destra. Restate così. Adesso stendete anche la gamba sinistra. Inspirate profondamente ed espirate. Flettete i piedi. Stirate le gambe, la schiena e il collo. Stendete il piede e chi vuole può aprire lateralmente la gamba oppure riportatela a terra. Riportate la gamba aperta verso il centro e poi riportate la stesa a terra. Portate le braccia in alto. Respirate. Aprite le braccia lateralmente, piegate la gamba destra sopra di voi,
riportatela sulla sinistra e ruotate il braccio destro in un ampio cerchio verso la sinistra, guardando dietro di voi. Portate l'aria nella parte destra e mentre espirate, appiattite la scapola a terra. Rilassatevi. Ritornate al centro ed eseguite il movimento dall'altro lato. Piegate verso di voi la gamba sinistra e incrociatela sulla destra. Eseguite con il braccio destro un ampio cerchio mentre guardate all'indietro. Inspirate profondamente, concentrandovi sulla parte sinistra del corpo. Mentre espirate, appiattitevi, migliorando il contatto col pavimento. Ritornate nella posizione centrale. Tirate entrambe le gambe piegate verso di voi, tenendole con le braccia. Chi vuole può fare la posizione della candela, se no, aprite le braccia lateralmente e portate entrambe le gambe piegate dalla parte sinistra. Le braccia e la schiena rimangono distese per terra, mentre voi guardate dalla parte opposta. Restate così. Riportate il bacino nella parte centrale. Portate le gambe dall'altra parte. Guardate indietro dalla parte sinistra. Respirate profondamente e restate così per qualche istante. Se eravate nella posizione della candela, potete piegare le gambe e appoggiare i piedi dietro di voi. Portate l'aria nella schiena, nella zona lombare e nel bacino. Srotolatevi piano nella posizione orizzontale. Se avevate le gambe piegate lateralmente, riportatele al centro. Portate le ginocchia al petto, avvolgendole con le braccia, e ruotate la testa verso destra il più possibile. Ritornate al centro e poi ruotatela il più possibile verso sinistra. Di nuovo al centro, stendete le gambe in alto e apritele lateralmente. Afferrate le gambe all'interno, esercitando una pressione. Respirate profondamente. Flettete entrambi i piedi. Ancora un po' di più. Stendete le punte. Richiudete le gambe in alto e appoggiate la caviglia destra sopra il ginocchio sinistro. Afferrate il ginocchio sinistro tra le mani. Portate la vostra concentrazione nella zona sottoposta all'allungamento e concentrate la vostra attenzione su questa zona. Restate così. Stendete entrambe le gambe e incrociate dall'altro lato. Incrociate sulla sinistra, afferrate il ginocchio destro con la mano e concentrate la respirazione in quel punto. Stendete entrambe le gambe, appoggiate i piedi a terra, portate le braccia in alto e sollevate di nuovo il bacino. Sentite la tensione nella schiena, nei glutei e nelle gambe e sentite il respiro nella zona dell'addome. Riportate il bacino a terra e stendete le gambe. Portate le braccia stese con i palmi rivolti verso l'alto. Potete portarle in alto lateralmente o lungo il corpo, purché i palmi siano verso l'alto. Siamo arrivati all'esercizio di rilassamento. Chiudete gli occhi
Inspirate profondamente ed espirate dolcemente e lentamente. Cercate di sentire bene il contatto del corpo col pavimento e concentratevi sulla vostra interiorità. Guardate dentro di voi, ascoltatevi e sentitevi. È rassicurante sapere che ad ogni espiro aumenta la tranquillità e il rilassamento. Ogni ispirazione porta più chiarezza, una maggiore precisione e permette anche una percezione di se stessi più acuta. Rilassatevi profondamente. Visualizzate il modo in cui il vostro corpo è disteso a terra e quale sensazione vi trasmette. Senza modificare il vostro stato di concentrazione, seguite il vostro respiro. Il ritmo del cuore. Sentite il vostro stato d'animo. Osservate i vostri pensieri. Tutto ciò che vi accade in qualsiasi forma esso accada. Concentrate la vostra attenzione sulle dita dei piedi, sulle piante e sull'articolazione. Sentite i polpacci, la tibia, le ginocchia, l'incavo delle ginocchia e la coscia, la muscolatura del gluteo. Confrontate le vostre due gambe e il modo in cui sono appoggiate a terra e la loro temperatura. Cercate, mentre espirate, di rilassarvi ancora di più. Portate la vostra attenzione nel bacino. Sentite la muscolatura dell'addome, dall'inguine, passando intorno all'ombelico fino all'attaccatura delle costole, lo sterno e la clavicola. E i pensieri e le immagini che vi richiamano queste parti. Riportate la vostra attenzione nel bacino, sul punto di appoggio. Sentite l'osso sacro. Sentite l'arco delle vertebre lombari, le vertebre dorsali, le cervicali fino al punto di contatto della testa con la terra. Arrivati a questo punto, osservate le scapole, le due metà della schiena, e confrontatele. Verificate se il peso e le vibrazioni sono uguali e continuate il percorso sentendo il braccio, il gomito, il polso, fino alla punta delle dita. Sentite se c'è qualche differenza tra le due braccia o tra le due parti del corpo. Se volete scendere ad un grado maggiore di rilassamento, tornate a concentrarvi sul punto dove la testa appoggia a terra, sui lati e sulla parte superiore, e cercate di percepire l'interno del cranio.
Visualizzate la faccia, la fronte, gli occhi, le sopracciglia, il naso, le tempie, le orecchie, le guance. Sentite le vostre labbra, la bocca, il collo e, ben concentrati, sentite il flusso armonico dell'energia che in questo momento fluisce fino alla punta dei piedi e delle mani, nel bacino e attraverso la faccia e la testa fino alla punta dei capelli. Percepite l'energia dei muscoli, nei tendini, nei vasi sanguigni e lungo i nervi, in tutti gli organi delle ossa, in ogni cellula, in modo che il corpo si possa riprendere, nutrire e rigenerare. Preparatevi lentamente a riprendervi e, per riemergere, inspirate profondamente. Aprite gli occhi, muovete le mani e i piedi, portate le gambe al petto e tenetele con le braccia. Inspirate ancora profondamente, espirate ed alzatevi rotolando sulla destra con i piedi paralleli e i palmi delle mani appoggiati a terra. Concentrate la vostra attenzione sui piedi e lasciate scorrere l'energia attraverso le caviglie e le piante dei piedi fino a terra. Tendete le gambe, le mani sono appoggiate a terra. Flettete il piede destro, ruotandolo verso l'interno. Ruotatelo all'esterno, portatelo al centro e appoggiatelo. Flettete il piede sinistro, ruotatelo all'interno, all'esterno, al centro e poi appoggiatelo. Piegate le gambe, appoggiate le mani sulle cosce, allungate il busto in avanti, alzatevi. Portate le braccia dietro la testa. Stabilizzate gli addominali inarcando la schiena. Portate l'aria fino al basso torace. Sollevate le braccia dietro la schiena e stendetele. Sentite il respiro nell'addome. Eseguite un grande cerchio con le braccia. Ruotate le mani verso l'esterno e tirate. Stabilizzate la muscolatura dell'addome e della schiena. Divaricate le gambe. Ruotate le braccia all'esterno, tenendole accanto alle cosce. Puntate le dita verso il pavimento. Il busto è rivolto verso l'alto, leggermente inclinato in avanti. Ruotate le braccia ancora più verso l'esterno, stendendole il più possibile. Portate le braccia in alto, con le dita puntate ancora verso il pavimento. Tirate le spalle verso il basso, respirate. Sollevate le braccia sulla diagonale verso l'alto. Bloccate le spalle. Puntate le dita verso il pavimento. Respirate profondamente. Piegatevi sulle gambe, chiudetele e respirate profondamente. Molto bene, bravi.